Il Centro Studi di Confindustria Toscana Nord Luca Pistoia Prato ha elaborato i risultati della rilevazione congiunturale relativa al secondo trimestre del 2017. L'indagine realizzata trimestralmente con un campione statistico di imprese manifatturiere di 10 o più addetti intervistate nell'arco di 3 settimane al termine di ogni trimestre di riferimento. Nel secondo trimestre 2017 la produzione industriale dell'area Luca Pistoia Prato ha registrato una variazione nulla rispetto allo stesso periodo del 2016, in leggero miglioramento rispetto al risultato tendenziale del primo trimestre. Per quanto riguarda Pistoia, in particolare, la produzione delle imprese manifatturiere pistoiesi nel secondo trimestre 2017 ha registrato una variazione del -1,7% rispetto allo stesso periodo del 2016, infrenata dopo il rallentamento dello scorso trimestre e la crescita del quarto trimestre 2016. Il livello settoriale prosegue la fase positiva per materiali da costruzione, chimica e plastica, con una crescita pari a +5,6%. Positivi cuoio e calzature e l'industria alimentare. Risulta quasi nulla rispetto allo stesso periodo del 2016 la variazione del settore cartario e cartotecnico pistoiese. In diminuzione tendenziale anche nel secondo trimestre il settore tessile, che chiude a -1,2%, mentre peggiora la contrazione per il settore dell'abbigliamento e maglieria, che nel secondo trimestre registra una diminuzione della produzione del -10,7% e ancora una volta per i mobili a -7,5%. Il settore aggregato della metalmeccanica a Pistoia ha registrato nel secondo trimestre una diminuzione della produzione del -6,8% rispetto allo stesso periodo del 2016.